Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi di cosa parleremo? Di un argomento molto interessante, ovvero un recap di quello che è stato il mio primo mese di tirocinio in area clinica post laurea. Me l'avete chiesto in tanti, farò un riepilogo. Io ho cercato di raccontare un po' tutto il percorso mostrandovi tutto su YouTube. Ho fatto una serie di video che vi lascio qua sopra, andare a vedere tutta la playlist che continuerà, perché adesso inizierò con un nuovo reparto. Anzi, secondo voi dove andrò a finire? Lasciate un commento qua sotto su quello che è il percorso che sto facendo, e quindi facciamo un riepilogo generale per darvi qualche informazione un po' più dettagliata che magari negli scorsi video non vi ho dato. Come sempre però, ragazzi, invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, attivando la campanella, a lasciare subito un bel like e soprattutto seguitemi sia su Instagram che sul canale Telegram. Su Instagram pubblico ogni giorno dei quiz a tema medico molto interessanti nelle mie Instagram stories, mentre su Telegram pubblico articoli, dispense, diciamo tutto quello che trovo per studiare, che vi può servire sia per la preparazione al test che durante il periodo di medicina. E adesso via con la sigla. Allora, come vi ho già accennato più volte, questo periodo è durato un mese, dal 5 di novembre fino al 30 di novembre, perché il 3 inizia il nuovo percorso. Come si svolgeva solitamente la mia giornata? Allora, prima di tutto delle informazioni utili che vi possono servire: voi dovete fare il 75% delle presenze. I giorni vanno dal lunedì al venerdì, quindi in totale sono 20 giorni per 4 settimane. Dovete fare 3 settimane di presenza e una, diciamo, potete non andare perché avete la febbre, perché state male e una serie di condizioni. Detto questo, il turno ha un orario molto variabile, soprattutto per quanto riguarda un reparto clinico, perché sostanzialmente in un reparto clinico tu puoi seguire, o meglio dovresti seguire, quello che è il giro visite che fa il medico al mattino. Ora, questo giro visite non è che per legge o c'è un orario in cui inizia, solitamente inizia al mattino, ma dipende da quando arriva il professore, che può arrivare alle 8, alle 8 e mezza, alle 9, alle 9 e mezza. Generalmente il mio professore veniva verso le 9, 9 e mezza, perché prima faceva altre cose inerenti ovviamente al suo lavoro di professore e di medico, e poi veniva a fare il giro visite. E normalmente il giro visite che faceva questo professore aveva una durata di circa 4 ore, 3-4 ore, perché era una persona molto puntigliosa, tra virgolette, nel senso si dedicava molto al paziente, lo rianalizzava più e più volte, sia a livello dell'analisi dei dati che poi ovviamente con l'esame obiettivo, formulava la terapia, si dedicava molto al paziente. Ed è una cosa che io veramente ho ammirato di questo professore, che è un professore che a breve andrà anche in pensione, e quell'amore che io ho sempre trovato nella medicina e che ancora lo vedo rifare in lui. Cioè, lui si veniva in reparto voglioso di aiutare le persone, dare una mano, ed è una cosa che mi ha veramente motivato tantissimo, perché la motivazione va sempre cercata. Ci sono professori che, ahimè, dopo un po' di tempo perdono quella voglia, quell'amore per la medicina. Non so se io la perderò mai, spero di no. Io l'ho perso in un periodo, ma questo è un altro discorso che vi farò in un altro video magari. Anzi, fatemi sapere se lo volete con un commento. E questo professore comunque ogni giorno si vedeva proprio che voleva aiutare. Dai ragazzi, andiamo a fare il giro visite. E ancora quella forza, quella diciamo freschezza mentale di un ragazzo che è appena entrato in reparto, come potete essere voi durante i primi tirocini, oppure quando voi diventerete medici e volete veramente dare il contributo, ovvero mettere in pratica tutto ciò che avete studiato. Quindi mi sono dilungato su questa precisazione molto importante e doverosa, secondo me, perché mi è stato non solo formativo dal punto di vista prettamente dello studio, ma anche dal punto di vista umano e della motivazione del perché fare il medico. Sì, questo giro visite, per chi non lo sapesse, sostanzialmente è un giro, appunto, va direttamente al letto del malato, si valutano e si analizzano insieme agli specializzandi o agli altri medici, a secondo, tutti i dati, tutto ciò che si è sviluppato durante il giorno precedente, magari i parametri presi al mattino, gli esami ematici che sono stati fatti, tutti i dati, diciamo, che arrivano. Si decide come impostare la terapia in virtù di ciò che si è analizzato precedentemente, se è necessario richiedere delle consulenze e così via. Si fanno tutte queste cose qua. Si prescrive poi ovviamente una terapia che verrà poi ovviamente fatta dagli infermieri, che ovviamente hanno il loro libretto con la terapia da fare, e ovviamente vanno a fare. Questa è un'altra storia che ovviamente non è il compito nostro, ma noi la prescriviamo e poi gli infermieri ovviamente la mettono in pratica. Molto importante comunque la figura dell'infermiera, apro e chiudo parentesi, perché se un medico per sbaglio dà un farmaco sbagliato, l'infermiere deve dire: oh, forse il dottore ha sbagliato, così in modo tale che per distrazione o per qualche cosa c'è un doppio controllo. Ma chiusa e aperta questa parentesi. Dal punto di vista
visivo era molto stimolante, dal punto di vista pratico purtroppo era poco stimolante, perché capite bene che se nemmeno gli specializzanti possono fare più di tanto, perché ovviamente c'è un professore con anni e anni di esperienza alle spalle che non penso che né io, che figuratevi, ma nemmeno uno specializzando che comunque primo, secondo, terzo anno può dire no professore guardi. Comunque lo potrebbe dire, ma in determinati contesti. Quindi di pratico facevamo ben poco. Io quello che facevo di pratico era al mattino, prima che arrivasse il professore, infatti arrivavo circa intorno alle 8:30, era quello di andare a prendere qualche parametro, a fare qualche, diciamo, qualche esame. Più che altro mi affiancavo al medico specializzando del primo anno, che andava a fare appunto questi, a prendere dei parametri, delle cose, e le prendevo pure io. Diciamo che non mi aspettavo di fare di più, oggettivamente non credevo che potessi fare di più di questo, perché oggettivamente cosa posso fare di più, anche perché un reparto come medicina interna è clinico. E infatti sta a voi fare qualcosa in più, nel senso o vieni prima o rimani dopo, o soprattutto cerchi di interfacciarti con quello che sono gli specializzanti, che magari ti possono dare un po' una mano, ti spiegano. E soprattutto io personalmente parlo di me, a dire una scemenza, uno specializzando non ci pensavo due volte, nel senso, se devo fare la figura di merda, passatemi il termine, con lo specializzando non avevo problemi, perché mi capisce, professore mi capisce pure, ma mi vergogno sostanzialmente a dire chissà quale castroneria, e quindi ero molto inibito in questo senso. Poi ovviamente magari facendo il giro visite, qualsiasi cosa non mi ricordavo, ed erano tante figuratevi, me le segnavo nel mio librettino rosa che avete visto negli altri video, e mi segnavo quella malattia, poi me l'andavo a studiare, quel farmaco me l'andavo a studiare, sostanzialmente sfruttavo appieno questo tirocinio in questo modo, ovvero traendo tutte quelle cose che dico ah non me la ricordo, per poi andarmela a studiare a casa, approfondirla e farla. Quindi sostanzialmente è stato bello. Ci sono stati però anche dei momenti brutti, momenti brutti che, ah non vi ho detto quando finisce il giro visite, vabbè, più o meno finiva verso le 13, noi potevamo andarcene via dopo le 13, ovvero quando finiva il giro visite, oppure potevamo anche rimanere, cioè nel senso nessuno ti ha mai cacciato dal reparto, era una scelta tua se voler rimanere. Soprattutto nel pomeriggio potevi fare molto di più, potevi vedere qualche anamnesi durante, potevi fare qualche anamnesi quando arrivavano i ricoveri, potevi andare nell'ambulatorio e vedere magari di quel professore che fa una determinata cosa, ad esempio per infusioni, diabete, perché magari sono degli endocrinologi che però sono in un reparto di medicina interna. Cioè comunque bisogna sapersi gestire, nessuno ti caccerà mai, a meno che non vai con un'accetta voglio dire, ecco. Il lato negativo invece è stato l'affezionarsi tra virgolette ai pazienti, o meglio non è che mi sono affezionato, però comunque non ti rimanevi in impressi, dicevi ah quel signore là, quel signore quell'altro, quella signora là, e ho assistito ad un decesso, sono venuto a conoscenza di un'altra signora che era morta, oppure persone che non migliorano, ti rendi conto che l'esito di quella malattia è purtroppo infausto, tante cose che a livello personale ti segnano piano piano. Magari certo rispetto a uno specializzando che li vive H24, io l'ho vissuto di meno questi pazienti, però comunque mi ha segnato, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare molto. E soprattutto un reparto di medicina interna ti espone di più a queste cose, magari un ortopedia sei meno esposto, per fare un esempio, con il reparto chirurgico, al reparto che hai meno decessi per una serie di motivi, quindi ovviamente la cosa è molto più complessa, e dal punto di vista umano e formativo sicuramente ti tocca e ti fa riflettere. Infatti devo piano piano, non dico escludere il lato umano, perché a mio avviso è fondamentale per il corretto rapporto medico-paziente il lato umano, però cercare di non starci male dopo, quando succede purtroppo qualcosa di brutto, perché se no veramente a lungo andare impazzisci, cioè bisogna anche un po' trovare il giusto equilibrio, ma questo fa parte dell'esperienza, delle cose che si imparano sul campo col tempo, perché la medicina, tutti quei bei libri che io ho là, non mi insegnano come rapportarmi col paziente, non mi insegnano come essere con un paziente, soprattutto come vivere le mie emozioni con il paziente nei rapporti del paziente. Detto questo è stato il mio primo mese. Adesso fatemi sapere con un commento se secondo voi dove vado a finire, cosa mi aspetto. Io mi aspetto tanto da questo mese che avverrà, che ancora devo capire quanto dura e quanto non dura, perché vorrei scendere a Natale, a passarmi l'ultimo Natale come viene. E detto questo, niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando lasciate un bel like se vi è piaciuto, supportate sempre qualsiasi creator, non solo me ma qualsiasi altro video che voi vedete di YouTube, di una persona che si è impegnata a realizzarlo, lasciate sempre un like. YouTube in questo periodo sta facendo le bizze, è un casino, voi supportatelo sempre con un like perché è gratuito, anche il commento è gratis, non vi costa veramente nulla. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivando anche la campanella, perché è veramente molto importante, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!